Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Pesca92, siamo su Diablo Immortal. L'altra volta abbiamo preso i due pezzi di scettro, quindi adesso dobbiamo dare il volto a Tabri. Ci teletrasportiamo, mi sono teletrasportato perché questi giorni non ho giocato, quindi per fare l'uccisione giornaliera sono andato lì apposta in modo tale da fare prima, ma ecco, eravamo arrivati proprio qua. Quindi consegniamo anche la testa. Vorrei ben vedere, sto facendo tutto io. Ok, quindi l'ultimo pezzo. Quindi andiamo a recuperare nell'ultimo dungeon l'ultimo pezzo dello scettro. Devo attivare questo. Mi ha vibrato tutto. No, di qua. Ah, ok. Stanza segreta. Quindi? Ah, di qua? No, cos'è? Già, eccolo qui. Cos'è? Cos'è fatto? Ah, ma ce l'ha proprio con me. È simpatico. Chiama anche scorpioni, va bene, tanto giustamente è la tana dello scorpione. Tanto, oh, vedi che ti distruggo, eh. Bene. Ora ci sarà il secondo piano, forse. Ah no, c'è proprio l'ultimo pezzo dello scettro, quindi. Luce di Fa'ir, eccolo. Allora, il prigioniero dello scorpione è completato. Scusate, prigione. Abilità potenziata, molto bene.
Apri l'inventario per scoprire nuove configurazioni consigliate. Seleziona oggetto. Tocca per selezionare. Questo già in realtà l'ho fatto. Tocca per vedere la configurazione consigliata. Ecco qui. Quindi praticamente è carina questa cosa perché praticamente se avete gli oggetti e le abilità sbloccate vi permette ecco, di fare una configurazione in base a quello che prediligete di più. Tipo questo è per il PvA, questo idem, questo invece è per il PvP. Carino, non è male. Le configurazioni consigliate proporranno spesso tre configurazioni uniche da esplorare per ogni classe. Scopri nuovi modi di giocare con diverse combinazioni di abilità, oggetti leggendari, gemme leggendarie, bonus di 7 proprietà magiche. Le configurazioni contrassegnate da PvA sono pensate per combattere i mostri, mentre quelle contrassegnate da PvP sono pensate per combattere i giocatori. Il comune PvE e PvP, quindi. Ok, allora, sì, possiamo uscire. Poi qua cosa abbiamo? Leggiamo, già fatto. Ah, sono tutti qua pronti ad aspettarci. Beh, è un po' tardi per aiutarmi. Comunque, un oggetto lo abbiamo, glielo diamo. Ricompensa luce dell'alba. Ah, vedi. Grazie. Quindi, cos'è sta storia? Non è che sono un maggiordomo che tu mi chiami e arrivo e ti servo, però vabbè. Allora, andiamo di qua. Ok, già subito. Bene, dai, Pet. Come fa a essere, cioè, l'ho seguito praticamente, già è legato. Cosa c'è qui? Ovvero? Ah!
Viaggio automatico sbloccato. Molto bene. Vabbè, grazie quindi. Suppongo. Nel mentre nel codex abbiamo sbloccato questo e questo. Molto bene. Allora, visto che abbiamo sbloccato l'accesso alla biblioteca, e se il video vi è piaciuto, ragazzi, mettete un like, condividetelo, per me è molto importante. Iscrivetevi al canale e sappiate che mi trovate anche su Facebook, Instagram e TikTok. E quindi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ragazzi.